Carlo, intanto ti ringrazio per la tua disponibilità. Come stai? Tutto bene? Come procede questa quarantena? Ciao a tutti, grazie a te per l'invito. Dai, sta andando bene, siamo passati da un estremo all'altro, da una massima concentrazione, massima preparazione per i giochi olimpici o per le qualificazioni a stare in casa, come tutti, però dai, procede bene. Ecco, da questo punto di vista, io ho visto, tra l'altro, ho usato quel post lì dell'altro, quello che hai messo qualche giorno fa, appunto, proprio per, cos'era, mi sembra, back, cioè, 2021, Tokyo 2021. Partiamo subito. Allora, intanto, se puoi, se hai voglia di fare una brevissima presentazione iniziale di chi sei, cosa fai e di cosa ti ha portato a fare questo mestiere, perché a tutti gli effetti è un mestiere. Intanto io saluto tutti quanti, vi vedo moltissimi disponibili. Di connessi Alessia, Simone, Alessandro, poi penso molti siano anche tuoi utenti. Sì, dunque, io sono Carlo Tacchini, atleta di canoa della squadra nazionale, gareggio per il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e faccio una specialità un po' particolare che è la canoa canadese, quindi pagaio da un lato in ginocchio, la mia posizione è in ginocchio. E nel 2016 ho avuto la fortuna e boh, forse anche la bravura di partecipare ai Giochi Olimpici. Sono stato il primo italiano a riuscirci nel C1 1000 e quest'anno appunto tra qualche mese in teoria avrei dovuto riprovarci a Tokyo, ma purtroppo Purtroppo non se ne fa. niente. Ecco, allora io ti faccio subito la domanda delle domande, insomma, come l'hai presa questo spostamento dei giochi olimpici dal 2020 al 2021? E seconda domanda legata, se per te cambia qualcosa? Cioè, sì, sicuramente sì, ma da quel punto di vista lì la tua preparazione era già a ottimi livelli o meglio così, diciamo, col senno di poi? No, dunque, io come altri componenti della squadra nazionale dovevamo ancora prendere il pass per le Olimpiadi, perché nella canoa sono distribuiti in maniera un po' particolare, quindi anche nel 2020 si potevano prendere gli ultimi pass per i giochi. Quindi tra il 5 e il 7 maggio avremmo dovuto gareggiare prima a Račice in Repubblica Ceca, poi a Duisburg in Germania, però appunto prendere gli ultimi passi disponibili. Quindi eravamo proprio nel picco, quasi al picco di forma, eravamo Ok. prontissimi per fare le prime gare di selezione, prima in Italia a Mantova e poi appunto queste gare di qualifica olimpica. Quindi eravamo pronti, noi avevamo fatto tutta la preparazione, mancava pochissimo e a un certo punto ci hanno tagliato le gambe. Ecco, da questo punto di vista, però appunto, come ti accennavo, abbiamo avuto giusto ieri Valeria Straneo, stiamo avendo tantissimi ospiti che magari avrai avuto anche te di modo di accompagnare e di camminare insieme sulle famosissime aperture dei giochi olimpici vari. Ecco, per te un anno in più cambia, nel senso che nella tua disciplina emergono i giovani, cioè ieri per esempio Valeria giustamente dice lei ha 44 anni, l'anno prossimo saranno 45, insomma, quelli che arrivano un po' più giovani, un anno in più sulle sue spalle è un po' più pesante, su un giovane è un anno in più di esperienza. Ecco, per la tua disciplina invece è lo stesso oppure diciamo che non cambia molto un anno di differenza? No, diciamo che non cambia molto. Tra gli atleti che generalmente si giocano le prime posizioni o comunque sono nelle finali mondiali o finali olimpiche, varia molto l'età. Ci sono dai 19 anni ai 20 anni fino ai 30 anni, Ok. 30-32 anni. Quindi comunque da quel punto di vista non cambia tantissimo. A me personalmente e anche agli altri ragazzi della squadra nazionale italiana che ancora non hanno qualificato, cambia tanto perché si tratta di lavorare un altro anno senza avere ancora la piena certezza di partecipare ai giochi, perché come ti Certo. dicevo dovevamo ancora prendere il pass. Quindi è un altro anno ad allenarci e dire ci vado, non ci vado, ci vado, non ci vado. Assolutamente, assolutamente. Ecco, passando più, diciamo, all'aspetto attuale, come la stai affrontando ora questa emergenza? Sì, intanto voi potete comunque allenarvi o no? Anche se siete da soli. No. Purtroppo anche noi no, dal 4 aprile con il nuovo decreto del primo ministro
Noi atleti professionisti non possiamo allenarci all'aperto, quindi non possiamo uscire in barca e i centri sportivi, i circoli sono chiusi. Quindi ci siamo dovuti arrangiare, abbiamo portato gran parte dell'attrezzatura della palestra a casa, abbiamo un simulatore di pagaiata, che noi chiamiamo pagaiergometro, sempre qui in casa, e quindi ci siamo fatti un po' la nostra struttura sportiva privata in giardino. Ecco, però da quel punto di vista, come te, un simulatore non è la stessa cosa, nel senso che stare fuori all'aperto sulla canoa penso sia completamente diverso. Sì, io faccio sempre il paragone con il ciclismo, sono un po' come Esatto, bravo. i rulli per un ciclista, che vanno bene, ti allenano, ti tengono allenato, ma non hai la sensibilità della strada e noi manca la sensibilità dell'acqua. Ok. Quindi il gesto tecnico in sé è lo stesso, ma cambia molto la percezione che si ha. Ecco, e all'estero invece com'è la situazione? Nel senso che appunto ieri parlavamo con Valeria, settimana scorsa con diversi ciclisti, anche professionisti, che dicevano, noi in Italia siamo chiusi in casa e facciamo i rulli, facciamo il tapis roulant, facciamo come tutti adesso questo simulatore di pagaiata. All'estero invece si stanno ancora allenando perché boh, si vede che lì lo sport è considerato come sport e non come un'attività che reca danno, come forse in Italia, ma non voglio scatenare polemiche. All'estero No, si no. stanno anche da questo punto di vista ancora continuando ad allenare e quindi a giovare anche dei benefici, tra l'altro che avranno a livello di competizione, perché noi italiani, voi italiani non vi state allenando, o meglio, vi state allenando un po' col freno a mano, loro tranquilli. Com'è la situazione dal punto di vista del tuo ambiente? Ma no, la canoa, le nazioni più forti sono principalmente quelle europee, Ok. quindi la situazione è uguale dappertutto. Adesso noi ci aggiorniamo con gli altri atleti, soprattutto tramite i social, e non vedo persone che attualmente si allenano in acqua. Vedo tante situazioni come la nostra, quindi no, non ci sono grandissime differenze. Alcune nazioni si sono fermate dopo di noi, questo sicuramente. Però, non essendoci gare imminenti, non c'è una grande differenza. Certo, no, sai perché ti facevo questo esempio, questa domanda, perché io, hai fatto anche tu l'esempio del ciclismo poco fa, io da amante del ciclismo, da grande appassionato, tra l'altro stiamo avendo, come ti dicevo, in questi giorni diversi ospiti, ecco, adesso hanno allocato il Tour de France, non so se l'avrai saputo, a fine agosto. E qual è il problema sostanziale? Che in Italia le persone, i professionisti si stanno allenando in casa, in Colombia, per farti un esempio, dove in Colombia lo sport come ciclismo è uno sport molto, molto sentito, si allenano in altura a 3.000 metri, dove vogliono e quando vogliono. Ecco, quando si tornerà alle competizioni a fine agosto, cioè, li fanno partire con un quarto d'ora di ritardo i colombiani, perché si sono allenati nelle condizioni migliori possibili. E quindi ti chiedevo giustamente, perché anche voi, quando si ripartirà con le gare, insomma, c'è un vantaggio competitivo proprio non indifferente per chi si sta allenando in questo momento. E quindi da questo punto di vista te lo volevo chiedere. Sì, allora la Federazione Internazionale, per togliersi ogni dubbio, ha cancellato tutte le competizioni fino alla fine di agosto. L'unica gara Ok. ancora rimasta in programma sono i campionati del mondo su distanza non olimpica, che si svolgono, come è facile capire, una volta ogni 4 anni, in concomitanza circa con i giochi. L'hanno posticipata al 24 di settembre, per ora. E voci di corridoio dicono che è semplicemente un rinvio prima di una cancellazione totale. Quindi attualmente a noi canoisti ci hanno completamente tagliato tutto. La stagione 2020 non partirà e nemmeno finirà, cioè non proprio Certo, quindi cancellato. sei proprio dell'idea che è completamente cancellato questo 2020. Sì, esatto, praticamente sì, non c'è ancora l'ufficialità di tutte le gare cancellate, ma Certo, quasi sì. assolutamente, Quindi la assolutamente. differenza che dicevi tu su chi può uscire in barca adesso, in questo periodo, chi fa allenamenti piuttosto che. Non ci sarà alla fine perché non si No, sì, gareggerà non ci sarà semplicemente. perché non ci sono gare imminenti, quindi poco cambia. Assolutamente. Ecco allora, intanto, se mi permetti, saluto un attimo Marco Olmo che si è appena collegato, un campione di ultra running che avremo ospite settimana prossima, quindi lo ringrazio anche per essere qui. E da un punto di vista invece economico, stiamo appunto facendo questa domanda a tutti i nostri ospiti. Ieri Valeria Straneo ci diceva che appunto la SD che insomma vivono di sport sono in serissima difficoltà. Dal punto di vista invece del settore della canoa, la situazione che immagino sia simile purtroppo. Ma sì, perché molti
circoli o piccole società vivono d'estate anche di turismo, di noleggio di canoe, di noleggio Certo. di barche per i turisti o per i bagnanti sulle spiagge. Quindi ne risentiranno i comitati organizzatori delle gare, i quali magari contavano su delle entrate durante questa stagione. E quindi sì, ne risentiremo noi atleti che magari non abbiamo la possibilità di partecipare a gare con cachet o gare con montepremi abbastanza alti per il nostro mondo. Quindi sì, è una situazione che ha toccato anche noi da questo punto di vista. Ecco, credi che il 2021 quindi sarà penalizzato? Organizzeranno meno gare, meno sponsorizzazioni? Oppure, visto Ma che c'è io una spero pausa, no, esatto. spero di no, spero che dal punto di vista delle sponsorizzazioni non lo so onestamente, dal punto di vista di proprio di organizzare gare spero di no, spero che anzi se ne facciano di più per La compensare mancanza. un anno intero di mancanza di gare, anche Certo. per preparare noi atleti professionisti o che comunque dobbiamo andare a competere a livelli mondiali. Ad allenarci a gareggiare di nuovo, perché un anno intero senza gare, senza la sensazione della gara, senza la preparazione, si fa sentire. Ecco, infatti proprio questa era la prossima domanda che ti volevo farti da un punto di vista mentale, cioè da un punto di vista fisico, ok, mi state allenando, insomma, come potete col simulatore, ma da un punto di vista mentale il non gareggiare quanto influisce ora e soprattutto quanto influirà poi quando si tornerà alle competizioni? Ma io attualmente non lo stiamo sentendo ancora tanto, parlo Ok. di noi canoisti, perché la nostra stagione non è proprio, non, sarebbe iniziata tra qualche giorno. Noi lo sentiremo, credo, in estate, quando in estate non gareggeremo e faremo allenamenti diversi, allora lì cominceremo, secondo me, a sentire un po' la differenza. Ecco, da quel punto di vista lì, che potrebbe tra l'altro essere un consiglio utile in realtà per tutti gli sport, tu in generale con la nazionale cosa farete? Cercherete di fare qualcosa per sopperire a questa mancanza? Quale può essere anche solo banalmente qualche gara appena sarà possibile tra di voi, da questo punto di vista? Attualmente non sappiamo molto, dipenderà da quante possibilità avremo noi di muoverci e di raggrupparci nuovamente, perché noi siamo appena usciti da un lungo raduno in Sicilia, in provincia di Siracusa, a Carlentini. Ed è stato molto difficoltoso tornare a casa poi, quindi ora al contrario sarà molto difficile raggrupparsi nuovamente, quindi è difficile anche pensare a gare o a gare interne tra di noi fino a che non sapremo qualcosa in più su questa situazione. Certo. Ecco, allora volevo chiederti velocemente, stavo facendo con tutti gli ospiti questa domanda, se hai voglia di raccontarci, visto che sei comunque un professionista che doveva partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, la tua giornata tipo da questo punto di vista. Quindi da un punto di vista mi alleno, faccio questo a questo orario, anche per dare magari un'ispirazione a tutti coloro che, perché no, in questo periodo di pausa stanno decidendo se intraprendere un'attività sportiva e quale intraprendere quando sarà finita la quarantena, visto che ci sarà questa voglia di uscire, di fare attività all'aperto. E perché no, anche avvicinarsi al mondo della canoa. Sì, innanzitutto saluto Giulio Dressino che ho visto collegato, è un mio compagno, atleta olimpico anche lui a Rio, compagno di squadra della nazionale. E, no, dunque, la giornata avevo cercato di mantenerla il più possibile simile a un periodo normale di allenamento, Ok. ovvero alla mattina paga e ergometro che sostituisce allenamento in barca e pomeriggio corsa in giro qua. E pesi, è una seduta di pesi. E, quello che può stimolare è sicuramente inventarsi nuovi esercizi il più possibile Ok. con quello che riusciamo a trovare in casa. Ecco, da questo punto di vista ti volevo chiedere, che è una domanda che poi ci riguarda molto, visto che siamo uno studio di fisioterapia. Dicevi che appunto fate questo allenamento con questo simulatore. Quanto fai di allenamento? Che intensità? Fai dei lavori anche su questo simulatore e fai del riscaldamento prima e poi dello stretching dopo? Sì, assolutamente, riscaldamento e stretching, assolutamente sì.
Attualmente abbiamo fatto stiamo facendo dei lavori di mantenimento, più che altro, fino a che non sapremo esattamente di che morte dovremo morire. Quindi sul pagaergometro è più che altro un lavoro aerobico, quindi dall'ora e mezza in su, dall'ora e 20, ora e 30 in su, lavori aerobici di mantenimento aerobico Quindi divisi. un'ora e 30 di fila. Eh sì, Non è infatti. poco, non è poco, porca miseria. No. E invece comunque dal punto di vista in generale, chiesto nel senso di questo allenamento mattutino, in generale stretching la sera lo fai subito dopo l'allenamento, esercizi di allungamento, se vuoi dirci velocemente. Io preferisco fare dell'allungamento una seduta dopo tutta la giornata di allenamento, dopo quando finisco verso le 6, 6 e mezza che ho finito tutta la giornata di allenamento. Preferisco fare una seduta di allungamento. Spero sia giusto. Assolutamente, certo, sì, da questo punto di Ok. vista. E, altra domanda che ti volevo chiedere, più da un punto di vista ispirazionale, diciamo, per tutti coloro che si volessero avvicinare a questo settore, che tra l'altro io stesso hai fatto prima l'esempio poco fa del discorso d'estate, banalmente si va al mare, cosa fai? Prendi la canoa. E l'ho fatto anch'io più di una volta ed è bellissimo, tra l'altro, perché cioè, è di una meraviglia unica. Ti volevo chiedere due cose. La prima, sperando che quest'anno sia possibile prendere queste canoe per divertirci. Ma comunque, visto che da quel punto di vista è un'attività che comporta un certo sforzo fisico, soprattutto se il mare è agitato, ma non solo se è agitato, cosa ti senti di consigliare a tutte le persone? Quindi è veramente rivolta a chiunque questa domanda, che vanno in vacanza, prendono la propria la canoa, la affittano, la noleggiano, magari anche propria, e decidono di andarsi a fare un giretto. Più o meno amatori che siano, quindi possono essere atleti, non atleti, cosa ti consigli di non andare troppo lontano, perché sennò poi non torna indietro. Sicuramente quello, anche perché poi gran parte delle canoe che vengono noleggiate nei lidi non hanno un timone, quindi quella è la grande difficoltà per chi non è esperto. Però sicuramente il consiglio è quello di godersi al massimo l'esperienza e l'ambiente circostante, perché la canoa, io la vedo così, ti dà una prospettiva Assolutamente, diversa rispetto al completamente solito. ragione, certo. Vedi dal mare, dal lago, dal fiume, quello che di solito tu vivi dentro, come la città o qualsiasi cosa. Quindi, in primis, di godersi quello, di godersi anche il gesto fisico, anche la fatica che magari a volte comporta, perché a me piace anche pensare di godersi un po' la fatica, Certo. una Beh, cosa alla un po' fine diversa. comunque è un modo di dire, ma è verissimo. Diciamo che quando senti la fatica vuol dire che stai anche lavorando bene. Poi devi fare attenzione perché, insomma, se fai troppo, insomma, vuol dire che da quel lavorare bene inizi a lavorare male. Però, insomma, da quel punto di vista lì vuol dire che stai anche lavorando bene. Ecco, seconda parte della domanda, invece, a tutti coloro che volessero intraprendere un'attività di questo genere, e sappiamo che ci sono tantissimi circoli, noi che siamo qua di Torino e provincia, sappiamo che lungo il Po, insomma, ci sono circoli davvero ogni 50-100 metri. Per non dire ai laghi da Vigliana o in generale in tutti i laghi sparsi per il Piemonte. No, e chi ha la possibilità o vive in una città o in un paese dove ci sono questi circoli, li invito calorosamente ad andare a provarli, perché sono, dal mio punto di vista, dei luoghi dove ti insegnano dei valori giusti, ti Ok. insegnano uno sport bello, sono di parte, però credo bello. No, 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 è oggettivamente bello, per questa parte di scherzi. È oggettivamente bello e poi ti fa stare all'aria aperta, ti fa vivere un ambiente come è il fiume nel caso di Torino o il lago nel caso di Verbania, in maniera diversa, non rispetto al solito vado al fiume per una passeggiata o vado al lago in spiaggia. Lo vivi in una maniera diversa, impari a conoscere magari anche il tuo territorio dove vivi con un punto di vista diverso. Ecco, per chi volesse iniziare, basta, diciamo, poi vabbè, logicamente ci saranno magari anche degli allenatori, delle persone di turno pronte ad aiutarci. Bastano 2 o 3 allenamenti settimanali da quel punto di vista.
Ma sì, inizialmente le imbarcazioni, le canoe con quale si inizia sono molto stabili, sono molto, molto facili, quindi il rischio di ribaltarsi e di cadere è minimo. Più si va avanti, più vengono date canoe con un livello di stabilità inferiore, però all'inizio sì, la frequenza direi di 3-7 volte a settimana va più che bene, assolutamente. Ecco, da questo punto di vista mi hai fatto venire una curiosità, perché io mi alleno a Torino, anche spesso al Parco del Valentino, che quindi di fianco al fiume Po, e spessissimo vedo anche di inverno voi canoisti in generale con questa canoa con magari 0 gradi, 2 gradi, piove, nevica, c'è nebbia, non c'è nebbia, siete lì, nel lago, nel fiume. Come affronti la paura di cadere nell'acqua che è veramente fredda? E questo può essere sempre un consiglio per tutti coloro che volessero avvicinarsi. Ma noi credo Ormai l'avete come superata completamente. sì, non l'abbiamo più, non è neanche un pensiero che ci tocca quando usciamo in barca, perché sennò sarebbe difficilissimo uscire in barca. Però no, tendenzialmente inviterei chiunque voglia iniziare canoa di andarci d'estate le prime volte, quantomeno tra la primavera e l'estate, così. Quando arriverà la stagione autunnale-invernale avrà già una base Certo. buona, così da non rischiare poi di cadere in acqua. Ecco, allora, ultimissima parte, ci sono appunto un paio di domande che ci avevano fatto nello sticker poco fa, nel frattempo vedo che c'è già un'altra domanda e invito chiunque volesse fare qualche domanda a Carlo. Allora, la prima domanda è questa: quali aspettative hai a questo punto per la prossima stagione? Se possiamo già parlare di aspettative, nel senso che ovviamente, insomma. Sì, le aspettative sono uguali identiche a quelle del 2020, perché il 2020 non si farà, la stagione 2020 non si farà, quindi sono uguali identiche al 2021, ovvero intorno a maggio riuscire a strappare un pass per i Giochi Olimpici e ad agosto gareggiare alle Olimpiadi e cercare il miglior risultato possibile. È Di tenere alta la molto, molto bandiera, soprattutto. semplice. Scusami? Di tenere alta la bandiera, dico. Ah, esattamente, Assolutamente. esattamente, esattamente. Ecco, l'emozione di, insomma, prendere parte a un gioco, dei giochi olimpici con cioè, rappresentando la propria nazione, e voglia di spiegarcela e raccontarcela velocemente, per quello che è Sì, possibile, ovviamente, attraverso uno schermo di un cellulare. no, è qualcosa di grande, proprio tanto grande. L'Olimpiade ti rendi conto che quando la vivi capisci che è proprio. Ed è lo spirito olimpico, il villaggio olimpico, la cerimonia di apertura, poi quella di chiusura, la fiaccola, è tutto un insieme, un pacchetto grosso di emozioni e di sensazioni, difficilissimo da spiegare a parole. Dirò una Viverlo. banalità, ma se non si vive è difficile capirlo. Io sono un Certo. grandissimo appassionato di sport, ho visto tante, cioè tante, tutte, prima di andarci, tante Olimpiadi. In televisione e esserci dentro sembrava veramente una cosa surreale. Bellissimo, beh, bellissimo. Beh, secondo me, credo che già questo racconto, insomma, qualcosina possa lasciare agli utenti. Ecco, allora, ultime due domande. La prima, che è legata sempre un po' alla domanda precedente che ti ho fatto, hai dei rammarici per questa stagione che a questo punto non verrà fatta, oppure no? Ma il rammarico c'è, quello di non aver potuto mettere in campo e nel nostro caso in acqua tutto l'allenamento fatto durante l'inverno. Sono stati mesi duri, anche di sacrifici dal punto di vista personale. Siamo andati fino in Sicilia ad allenarci per trovare condizioni ottimali e il rammarico è quello di non poter proprio constatare dal punto di vista cronometrico tutto il lavoro fatto. Però dobbiamo metterci l'anima in pace perché non ce lo fanno tutti, è un Non c'è altro rammarico da di fare. tutti e non solo il nostro. Assolutamente, certo. Ecco, allora, ultimissima domanda che arriva da Tommaso Simeone. Se puoi dirci che tipo di allenamento fai con i pesi? E con i pesi, in questo momento stiamo facendo una serie di lavori di mantenimento di forza e di mantenimento di resistenza alla forza. È un periodo un po' particolare, nel senso che abbiamo già
costruito tanto, ora dobbiamo mantenerlo fino al punto di nuovo inizio, diciamo così. Okay. Quindi attualmente della forza in palestra principalmente e della resistenza. Perfetto, perfetto Carlo, io ti ringrazio per la disponibilità, è stata una mezz'oretta come hai visto e spero sia stata anche per te molto leggera, divertente, simpatica, con degli spunti interessanti, anche con degli approfondimenti per chiunque non conoscesse questo mondo e perché no, come ti accennavo, lo voglia approfondire, perché poi comunque la bellezza dello sport è proprio questa, che come attività ti permette di vedere da un altro punto di vista quello che siamo abituati a vedere tutti i giorni. E spero che per gli utenti che sono ancora connessi, abbiamo avuto molti ospiti oggi, è stata anche un'intervista piacevole, in mezzo a questa situazione drammatica, se vogliamo dirla così. Spero che un sorriso anche oggi siamo riusciti a strapparvelo. Noi vi diamo appuntamento a domani.